Salve, buongiorno. Siamo nella zona di produzione dell'Uva Italia di Canicattì, siamo fra Canicattì e Delia, dove un impianto che era adibito a produzione di uva da tavola è stato riconvertito a produzione di kiwi. Questo è praticamente una scommessa che è stata vinta, si può dire, perché già l'anno scorso il prodotto è stato molto apprezzato dai mercati parigini, perché questa azienda commercializza uva sul mercato francese e già l'anno scorso sono stati spediti un po' di kiwi sul mercato di Parigi e sono stati molto apprezzati questi kiwi perché hanno avuto un grado zuccherino superiore alla media. E mi diceva il proprietario, che mi sta facendo il filmino, che sta facendo il video, che sono stati veramente apprezzatissimi, tanto che quest'anno l'aspettano con una certa, diciamo, con molto interesse questa produzione. E, se sbaglio mi correggi. E, questo è un impianto del 2018, mi pare, più o meno. Sì, siamo alla seconda produzione. Già l'anno scorso avevamo circa quanti chili l'anno scorso? Una decina di chili? Sì, più o meno. Quest'anno invece abbiamo una produzione molto superiore e possiamo vedere che la qualità è eccellente. C'è una qualità, un'uniformità, qua è stato fatto un ottimo lavoro di diradamento. Complessivamente questo è un prodotto di prima categoria, questo è un prodotto che prenderà i massimi prezzi di mercato perché siamo qua sui 90, sui 100 grammi, giusto? Sì. Siamo sui 100 grammi. E diciamo che il risultato è ottimo. Complessivamente abbiamo una produzione importante. Siamo ancora all'inizio, ma come si può vedere è stato dimostrato che la produttività non è un problema in queste zone. Siamo quasi a 500 metri sul livello del mare, quindi qua in questa zona vicino a Canicattì ci sono tutte le condizioni climatiche per fare una produzione di kiwi quantitativamente e qualitativamente ottima. Quindi per i vecchi impianti di uva da tavola questa è un'alternativa laddove è necessario estirpare il vigneto perché siamo ormai in fase di produttività decrescente, quindi estirpando un filare di pali, giusto, abbiamo la possibilità di fare un sesto di impianto che è l'ideale per il kiwi, perché il kiwi si pianta circa 5x3 e qua siamo là più o meno, 2,80x5,60. C'è da dire che per la Sicilia il kiwi è un'ottima alternativa laddove si dispone di terreni drenanti e di terreni dove c'è la disponibilità di acqua, naturalmente. È stato dimostrato con questo bell'impianto che è un'alternativa possibilissima, anzi auspicabile, perché consentirebbe a tanti magazzini di lavorazione di lavorare anche nel periodo invernale tranquillamente fino addirittura ad aspettare la campagna delle pesche, delle albicocche, quindi fino a tutto aprile tranquillamente, anche maggio. Cosa c'è da dire? Possiamo fare anche un prodotto a residuo zero, come sarebbe questo, perché in realtà essendo una zona nuova di coltivazione per il kiwi non abbiamo tanti parassiti. E il problema principale del kiwi che è la batteriosi, qua in Sicilia è molto di meno rispetto ad altre zone tipiche di produzione del tipo Piemonte, Veneto, anche la zona di Latina. Riusciamo qua a fare un prodotto più abbondantemente, con molti meno residui e con un grado zuccherino superiore, quindi io penso che sarà una coltura di successo per i prossimi anni, per i prossimi decenni. Potrebbe essere realmente una bella alternativa per
laddove l'uva da tavola può cominciare ad avere problemi di produttività, di commercializzazione, cosa che purtroppo quest'anno si è manifestato. E quindi vedremo i risultati commerciali che sembrerebbero molto, molto promettenti. Poi vediamo qualche frutto più piccolino, perché ancora la tecnica colturale, diciamo che non è stata affinata al 100%, è normale. È normale, ci si sta rendendo conto, il coltivatore quasi sta rendendo conto che, correggimi se sbaglio, che ci vorrà una gestione del diradamento molto, molto migliore. D'altra parte è comprensibile, siamo ai primi anni, come si diceva, però c'è veramente ci sono veramente delle ottime prospettive per la coltivazione del kiwi in Sicilia.